Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova avventura. Oggi andremo alla ricerca del ragno più velenoso d'Italia, la vedova nera mediterranea, la Trodectus tredecinguttatus, conosciuta anche con il nome di malmignatta, parente strettissimo della temutissima vedova nera, la Trodectus mactans. Andremo alla ricerca di un esemplare di questa specie per spiegare più nel dettaglio come agisce il suo veleno, quanto è realmente pericoloso il suo morso per l'uomo, ma soprattutto cosa rende questa famiglia di aracnidi una delle più temute al mondo. Nell'immaginario comune, i ragni sono animali che difficilmente ispirano la simpatia delle persone. Fin dall'antichità, le caratteristiche fisiche e comportamentali di questo animale lo hanno reso una creatura quasi leggendaria, dando origine a credenze storiche, come il celebre fenomeno del tarantismo, nato e diffuso nel sud Italia, piuttosto che il celebre mito di Aracne, citato dai più grandi poeti del passato, come Dante, Boccaccio, Virgilio e Ovidio. Tuttavia, nel nostro paese sono davvero pochissime le specie ad essere realmente pericolose per l'uomo. Tra queste, ovviamente, non possono mancare il ragno violino, l'Oxosceles rufescens e la specie che stiamo cercando oggi. Mentre stavamo perlustrando questa pietraia alla ricerca della malmignatta, ci siamo imbattuti in questo bellissimo esemplare di Viper aspis francisciredi. Non la tocco in questo momento perché, se notate, ha la pancia rigonfia. Questo perché ha appena mangiato. E si nota anche che probabilmente la preda è una lucertola. Infatti ha ancora la puntina della coda della lucertola che esce fuori dalla bocca. Perché non la maneggio? Perché i serpenti, una volta che hanno mangiato, se vengono disturbati, se vengono maneggiati, se avvertono un pericolo, un predatore, potrebbero rigurgitare la preda. Lo fanno per rendere ovviamente più agile, più veloce la loro fuga davanti al pericolo, davanti al predatore. Adesso la lasciamo andare e noi continuiamo le nostre ricerche. Per trovare un bel esemplare di vedova nera dobbiamo innanzitutto capire e conoscere quali sono gli habitat idonei a questa specie. Sicuramente un habitat perfetto per la malmignatta deve avere due fattori fondamentali. Deve essere un ambiente arido e soprattutto deve essere ricco di pietre. Infatti è proprio sotto le rocce che questo aracnide costruisce la sua tela, aspettando che una preda ignara ne cada vittima. Sapete da cosa ha origine il nome vedova nera? Beh, questo termine ha origine dal fatto che le femmine di questa specie, al termine dell'accoppiamento, sono solite divorare il maschio, rimanendo per l'appunto vedove. Seppure questa pratica possa sembrare agli occhi umani una pratica barbarica, in realtà per la natura ha molto senso, tanto che ad adottarla sono molte specie di animali, tra cui le mantidi. Infatti, avere a disposizione del potenziale cibo è una cosa sicuramente da sfruttare per la natura, infatti sono fonte di energia per completare il ciclo riproduttivo dell'animale. Ecco una bellissima femmina adulta. Guardate che colori sgargianti. Il rosso in natura è un cosiddetto colore aposematico, come anche il giallo, l'azzurro, l'arancione. Sono colori di allerta per gli altri animali, per i predatori, per avvertirli di un potenziale pericolo. Generalmente
come anche in questo caso, c'è un forte contrasto tra il colore aposematico e il colore di sfondo, che può essere tendenzialmente un nero o bianco. Per quanto riguarda la velenosità della malmignatta, c'è da fare una precisazione. E infatti ad essere pericolosi per l'uomo sono solo gli esemplari femmina, in quanto i maschi, oltre a essere molto più piccoli, sono anche molto meno aggressivi. Il veleno dei ragni agisce per diversi principi. Proprio per questo viene classificato in due gruppi: neurotossico, se agisce sul sistema nervoso, e necrotossico, se agisce invece sui tessuti. La maggior parte dei ragni, comprese le vedove nere, possiedono un veleno ad azione neurotossica e tra le sostanze che lo compongono si annoverano tossine polipeptidiche che interagiscono con i recettori dei canali ionici del calcio, del sodio, del potassio, provocando il rilascio di vari neurotrasmettitori. Gli effetti del veleno si manifestano generalmente entro un'ora dal morso e oltre ai sintomi locali, al dolore locale della ferita, si possono manifestare sintomi quali sudorazione, vomito, cefalea, forti crampi addominali e nei casi un pochino più gravi anche la morte. Ovviamente, come tutti i veleni, se il soggetto è allergico può anche causare shock anafilattico. Ovviamente il rischio aumenta vertiginosamente nel momento in cui ci troviamo a che fare con la cugina americana della vedova nera italiana. Basti pensare che sebbene la quantità di veleno iniettata da un ragno sia decisamente inferiore a quella iniettata da un serpente, pertanto anche il tasso di mortalità è ridotto, il veleno della vedova nera americana è di oltre un ordine di grandezza più potente rispetto al veleno del serpente a sonagli e ancora di più rispetto a quello del cobra. Negli Stati Uniti il numero dei decessi è modesto rispetto ai morsi inflitti, mentre in Italia ovviamente è decisamente inferiore e giustamente proporzionato anche alla pericolosità della specie. Ricordiamo in Italia i due casi risalenti al 1987 ed entrambi avvenuti in Liguria. C'è inoltre da dire che i morsi dei ragni, come anche quelli di molti serpenti velenosi, possono essere a secco, i cosiddetti dry bites. Proprio per questo possono essere non pericolosi effettivamente. In ogni caso è bene sempre recarsi presso un centro antiveleni o un pronto soccorso dove il medico farà tutti gli accertamenti ed eventualmente le cure necessarie. In questo caso è sicuramente d'aiuto per i medici avere un'identificazione dell'animale dal quale si è ricevuto il morso, quindi nel caso in cui l'aveste visto magari è consigliato scattargli una foto per avere un'identificazione più sicura. Ora lasciamo andare questo bellissimo esemplare, ma non prima di aver provato nuovamente l'emozione di far camminare questa fantastica creatura sulla mia mano. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, cosa importantissima per sostenere la produzione di questi video, e per lo stesso motivo vi invito anche a lasciare like, sempre se il video vi è piaciuto ovviamente, e a condividerlo. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con il nome con il quale conoscete questo ragno. Molti ad esempio lo chiamano bottone in gergo per via del suo addome così pronunciato che ricorda per l'appunto un bottone. Ora lo lasciamo andare e noi ci vediamo in una prossima avventura.